Ecco, un'ultima questione, governatore, pure ci sono stati dei mal di pancia all'interno del PD siciliano rispetto alla scelta, per esempio, della formazione di governo, mi riferisco ai sottosegretari, in sostanza il PD siciliano non è rappresentato, sono solamente due sottosegretari che sono del nuovo centrodestra. Sono mal di pancia che esistono, ma secondo lei giustificati o meno? No, non sono giustificati per un motivo molto semplice. Che sia nel precedente governo che anche in questo nuovo governo è andata bene, perché il PD siciliano non fa nulla per elaborare proposte comuni, ma ci sono aree che l'unico obiettivo che hanno è di impedire ad altri di poter accedere al governo e di poter governare. L'abbiamo visto. Quindi fino a quando quel partito non riuscirà a, questo nostro partito siciliano, a trovare momenti di sintesi, è evidente che poi un governo nazionale, un presidente si imbarazza, devo fare contenta questa corrente perché poi tutte le altre ce le ho contro, alla fine si sceglie di non far entrare nessuno, perché sicuramente questo non aiuta.